Ben trovati gli infermieri Pordenone. Due domande essenzialmente sono nate da voi, dove ci chiedete qual è il significato e il senso dei collegi PASVI e che fine fanno i soldi che vengono dati come quota di iscrizione o tassa di iscrizione che dir si voglia al collegio. Ora, senza pretendere di fare una trattazione esaustiva di cos'è un ordine o un collegio, e senza pretendere di dire tutte le voci di un bilancio di un ente pubblico dove vanno a finire, vogliamo darvi alcuni accenni di che cos'è un collegio. Parliamo dei collegi PASVI in particolare adesso. Allora, la mission, quindi la missione fondamentale che hanno i collegi PASVI è quella di diffondere e tutelare i valori e i principi della professione infermieristica, facendo perno su uno strumento fondamentale che è il codice deontologico dell'infermiere. Il codice deontologico dell'infermiere è un codice che gli infermieri si danno per autoregolamentarsi. Questa autoregolamentazione serve al collegio per verificare che il comportamento degli iscritti all'albo sia coerente con il codice deontologico stesso. Vi è anche poi una funzione esterna del collegio, questa è una funzione interna. La funzione esterna è quella di vigilare sul rischio di abuso di professione quando una persona che non è un infermiere svolge attività tipiche proprio dell'infermiere, oppure quando una persona che è in base al titolo di studio un infermiere ma non è iscritto all'albo professionale svolge attività da infermiere. Passiamo alla seconda parte della domanda, che è: che cosa ne viene fatto della quota che viene data come tassa di iscrizione e di mantenimento dell'iscrizione negli anni? Premesso che ogni iscritto può andare all'assemblea degli iscritti e verificare che cosa viene fatto tramite il bilancio che viene approvato all'assemblea degli iscritti, diciamo quattro aree fondamentali. Una parte della quota di iscrizione, qualsiasi essa sia, viene data come partita di giro per la Federazione Nazionale dei PASVI, che vive di una parte della quota di iscritti che viene data da ogni collegio provinciale per iscritto. Una parte viene data per mantenere una sede, che è necessaria ovviamente per potersi iscrivere e cancellare dall'albo. La sede può essere acquistata o affittata, non cambia, vi è un pagamento di o una rata di mutuo o una rata di affitto. E quindi sono delle spese conseguenti nell'avere una sede più o meno grande, più o meno adeguata ai bisogni. Vi è poi una parte che viene data per il mantenimento della dipendente, di una dipendente o di più dipendenti in base alla grandezza del collegio, in base ai bisogni di questo collegio. Vi è una quota parte che va nel rimborso spese ai consiglieri che, facendo attività istituzionale, si devono recare presso i collegi o presso la Federazione Nazionale dei PASVI e vengono chiaramente rimborsati i viaggi e le spese di questi viaggi. Per alcuni collegi vi è un gettone di presenza per il consigliere che fa questa attività di consigliere, non per tutti necessariamente, ma per alcuni c'è. E queste sono, diciamo, le parti obbligate un po' di un bilancio. Vi è anche una parte del bilancio che di solito viene dedicata alla promozione e tutela della professione, che può servire per costituire eventi formativi e non, professionali e non, e quindi serve anche per rapportarsi alla politica regionale. E non, nel senso che spesso questi eventi vengono invitati anche personalità politiche regionali. Questa è la sostanza, sperando di avervi risposto sinteticamente, vi salutiamo e ci rivediamo.